Siamo con Agostino Malavasi, il presidente, si può dire, storico ormai del Cimiano. Il Cimiano che nasce tanti anni fa con tanti sforzi, tanto, tanto sudore dei fondatori. E poi tu mi sembra che sei stato tra i primi, no, ad averlo visto nascere il Cimiano. Praticamente sono socio fondatore della Polisportiva Cimiano. Cimiano risale al 1970, io come calcio, no? Però era un calcio da oratorio, nel senso non senza voler nulla togliere agli oratori per amor del cielo, però è chiaro che era un calcio più ludico che diciamo a livello un po' professionale, un po' organizzato e così via. Poi nell'81 abbiamo fondato, diciamo, con un gruppo di amici il Cimiano Calcio, pur rimanendo all'oratorio per alcuni anni, fino al 94, abbiamo però cercato di passare alla Federazione Italiana Gioco Calcio, non più al CSI, fare un calcio più organizzato per i ragazzini, fino a che poi nel 94 la provincia di Milano ci ha concesso quest'area per costruire il centro sportivo, che è un po' il fiore all'occhiello della società. Cosa rappresenta oggi il Cimiano per il calcio milanese, il calcio di base? Che cos'è per te il calcio di base? Il calcio di base soprattutto è la tecnica, l'insegnamento della tecnica calcistica ai bambini. Non esiste un calciatore che possa diventare professionista senza avere tecnica di base sopraffina. Noi vediamo purtroppo che oggi tanti istruttori, tanti cosiddetti allenatori di calcio lavorano soprattutto per se stessi e non per i ragazzi, non per i bambini. Mentre invece chi allena, chi insegna il calcio nei settori giovanili, nelle scuole calcio e così via, dovrebbe proprio dedicarsi all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica calcistica di ogni bambino. Dopodiché, quando cominciano ad avere 13-14 anni, allora comincia ad insegnargli un po' di tattica, un po' di modulo di gioco e così via, man mano a crescere. Ma fino a quell'età, appunto, fino a 12-13 anni, è soprattutto tecnica. Poi non va chiaramente abbandonata la tecnica, perché va sempre perfezionata, va sempre fatta, ma chiaramente avendo le basi poi ti diventa sempre tutto più facile. Che soddisfazione è andare allo stadio, guardare la TV e vedere un giocatore cresciuto con te, vedi De Sciglio, cresciuto al Cimiano, ricordiamolo, vederlo lì nel piccolo schermo e ricordarselo che è nato con te, grazie a te, come calciatore, come uomo. Beh, certo, io ho avuto la fortuna, essendo un vecchio, fra virgolette, del Cimiano, di avere avuto diversi ragazzi che sono Facciamo cresciuti anche i qua e che nomi. poi sono diventati professionisti. Tipo? Partiamo con Romano Perticone, con Davide Di Gennaro, con Mattia De Sciglio, Marco Fossati, che era un compagno di De Fossati. Sciglio, sempre qui con noi. Poi abbiamo altri giocatori che non sono arrivati alla massima serie, ma comunque Lino Marzorati, che oggi è al Modena, mi pare che giochi, era a Sassuolo fino all'anno scorso. Non sono altri ragazzi, dicevi, che non sono arrivati alla Serie A, ma comunque giocano in Serie B, giocano in Serie C. Voi pensate che il Gian Erminio l'anno scorso ha conquistato la Lega Pro con 7 giocatori in rosa della Polisportiva Cimiano, e non è poco. E per noi è una grossa soddisfazione vedere questi ragazzi che da bambini sono partiti da qua con i primi calci al pallone, e pian piano, con tanti sacrifici da parte loro, con un piccolo contributo da parte nostra, da parte dei nostri mister, della nostra organizzazione, sono arrivati ai massimi livelli. Che cosa chiedono le società piccole, piccole tra virgolette, nel senso del calcio di base, del calcio dilettantistico o del calcio amatoriale? A chi organizza i campionati? FIGC, Legnazione Dilettanti, ACLI, WISP? Cioè, quali sono le problematiche che si incontrano non essendo famosi, professionisti della Serie A? Le problematiche che incontriamo sono soprattutto a livello organizzativo, cioè anche la Federazione Italiana Gioco Calcio non può
pur avendo un movimento enorme di ragazzi che giocano a calcio, perché parliamo di qualche milione di ragazzi dai 6 ai 16 anni che giocano a calcio in Italia, non ha un'organizzazione, non dico perfetta, ma è lasciato un po' alla interpretazione e alla buona volontà di ogni società. Mentre invece ci dovrebbe essere un programma, un progetto sui settori giovanili veramente per poter creare delle strutture che diano modo ai ragazzi più meritevoli, che hanno più caratteristiche personali a livello tecnico, a livello anche mentale, perché la testa è importantissima nello sport, non solo nel calcio. E per potersi esprimere, per poter apprendere tutti quei segreti dello sport che sono necessari per poter emergere, per poter arrivare ai massimi livelli. Hai parlato, permettimi la domanda, di Federcalcio. Attualmente il presidente del Federcalcio è Carlo Tavecchio, che è stato per anni presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato per anni presidente del Comitato Regionale Lombardo di Lega Nazionale Dilettanti. Quindi è stato per anni tuo presidente, come quello di tanti settori giovanili e dilettantistico della Lega Nazionale Dilettanti. Secondo te è l'uomo giusto per rilanciare il calcio? Ma io ritengo... E può ancora fare qualcosa per il settore giovanile? Diciamo, per la Lega che, diciamo che con la buona volontà si può fare tutto e con l'impegno. Oggi però il calcio è in mano a pochi, il calcio, parlo quello che conta, quello professionista, quello che noi vediamo in televisione. Abbiamo visto una spaccatura fra le società che dovevano eleggere il presidente della Federcalcio, poi l'ha spuntato Tavecchio, ma con mille difficoltà. Vuol dire che proprio ad alti livelli non hanno gli stessi intenti, le stesse motivazioni per poter operare. Ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. E in questa situazione credo che anche il presidente federale abbia grosse difficoltà, pur magari perché io leggo i giornali e sento che lui vuole rimodernare, vuole i centri tecnici, vuole che ci siano delle novità nel mondo del calcio, soprattutto giovanile. Però le parole sono belle, ma poi i fatti sono quelli che contano. E con questa situazione che oggi abbiamo in Italia non credo che si possa fare ben poco. Io mi ricordo la Germania nel 2000, quando hanno avuto la debacle ai mondiali, tutto dalla federazione ai club, a tutti gli addetti ai lavori, si sono rimboccati le maniche, hanno costruito, hanno programmato, hanno perso inizialmente, perché inizialmente hanno vinto poco, però sono arrivati ad essere campioni del mondo, hanno vinto tantissimi titoli internazionali, europei, mondiali a livello giovanile. E questo potrebbe essere un esempio però... Quali sono secondo te i limiti che bloccano questa fase di nuova crescita del calcio italiano? È la burocrazia e gli interessi personali, perché diventa difficile, cioè noi presidenti di società eleggiamo i nostri rappresentanti in federazione. Poi questi rappresentanti ti ascoltano molto poco, vanno per la loro strada. La maggior parte sono lì per mantenere il posto, per mantenersi la cosiddetta poltrona, e di conseguenza trovano difficoltà anche nel muoversi, ma proprio a livello personale anche, non tanto per la situazione generale, ma proprio perché non vogliono scontrarsi con chi.